e veniamo, iniziamo a sederci, quindi su un libro oppure su una bricchetta o per terra, come vi sentite più comodi oggi. Iniziamo ad inspirare, dando un bel senso di apertura nelle spalle, ed espirare tranquillamente, giusto osserviamo la nostra respirazione dal di dentro, dove essa si situa oggi. Proviamo giusto un attimo a vedere quanto dura l'inspiro e quanto dura l'espiro se non lo controllo. Quindi potete socchiudere gli occhi ed inspirare ed espirare con il naso, con un bel sorriso sulle labbra. Chiudete gli occhi e lasciatevi portare nel movimento acquatico, quasi direi, della respirazione. Quest'onda che arriva dentro al corpo e che va via, ed ogni volta che arriva un'onda nuova immaginate di allargare, di incoraggiare il corpo a riceverne tutti i benefici. Lasciate entrare l'acqua fino dentro le vostre articolazioni, allargate e gonfiate il vostro corpo come una spugna che si riempie d'acqua. Poi lasciate il mento leggermente verso lo sterno, come se veniste ad ascoltare il vostro mentale, in che zona, in che atmosfera ruota, che cosa lo contiene e che cosa ancora lo assilla incessantemente, che cosa a volte ci impedisce di arrivare nel momento presente e di abbandonare alla deriva tutto il resto, di restare in semplice presenza di noi stessi. Ed ecco che per aiutare questo incontro, l'incontro con la nostra presenza, iniziamo a richiamare in noi il suono della respirazione Ujjayi, la respirazione del vincitore, una respirazione sonora che veniamo ad applicare dietro la glotta, restringendo leggermente le corde vocali. Quindi inspiro, ho dimenticato di prendere gli occhiali, ma è come se avessi degli occhiali, appannassi gli occhiali facendo inspiro, vai con l'altra lente e espiro, e poi chiudiamo la bocca, inspiro inspiro. Quindi produco questo stesso suono con la bocca chiusa. Adesso proviamo ad inspirare producendo questo suono, quindi restringendo la glotta leggermente, proviamo a produrre questo suono e mettiamo le mani accanto alle orecchie per amplificare dentro di noi il rumore del mare. Inspiro. Ed espiro. E possiamo lasciare le mani. Abbiamo dunque sperimentato come le nostre mani possono diventare delle conchiglie, veicolare e allargare, amplificare questo suono Ujjayi. Adesso veniamo a sospendere il perineo e quindi veniamo a iscrivere dentro al nostro corpo tre punti in cui veniamo a condensare proprio la tenuta del nostro corpo, e sono il Mulabandha, quindi sotto al perineo, veniamo a sospendere il perineo all'interno del corpo, ok? Come quando ci tratteniamo la pipì, veniamo a sospendere il perineo, il basso ventre quindi rientra all'interno, verso la colonna, e quindi anche l'ombelico viene ad assorbirsi alla colonna come secondo punto di sospensione. L'aria quindi migra verso la cassa toracica e veniamo dunque a
allargare in maniera volontaria la cassa toracica, di modo che i polmoni possano prendere ancora più elasticità ed amplificare la loro capacità respiratoria. Quindi all'inspiro colgo il perineo, assorbo l'ombelico, l'aria migra nella cassa toracica, fermo e chiudo leggermente la gola ed espirando mantengo la respirazione ujjayi, cioè mantengo il suono, mantengo l'ombelico, mantengo il perineo e solo alla fine rilasso il perineo, non lo spingo ma lo rilasso ed inspiro, assorbo ed espiro, assorbo e lascio, inspiro, espiro, inspiro. Andate con le mani ad accompagnare questo movimento che va verso l'alto. E nell'espiro scendono le mani, ma sale, sale il perineo, sale l'ombelico e rilasso. E le mani morbidamente salgono, inspiro, come se vi accarezzaste l'aura. Ed espiro. Il movimento di sospensione delle vostre braccia può aiutare la vostra cassa toracica ad allargarsi. Inspiro. Ed espiro. Articolate dunque in maniera molto soffice i gomiti, i polsi. Inspiro. Come le meduse nell'acqua. Espiro. Richiamate questa linea centrale, inspiro, createla, apritene su tutti i gioielli, tutti i chakra, ed espiro. Il corpo diventa come un totem, come un tempio sacro. Inspiro, attivo il perineo, l'ombelico, la gola, ed espiro. Scendono le mani giungendosi l'una all'altra davanti al cuore ed incrociamo le dita delle mani e lasciamo i polsi ruotare continuando l'inspiro. Agisco 2-3 movimenti nei polsi e nell'espiro cambio senso. Ed inspiro, cambio senso. E nell'espiro la rallento e cambio senso. Ed inspiro, spingo le mani avanti, vengo su. Tutto l'inspiro e tutto l'espiro incrocio le mani dietro la schiena e strizzo e svuoto l'addome. Ed inspiro, prendo i gomiti, tiro i gomiti su. E all'espiro resto e tiro i gomiti su mentre l'ombelico aderisce alla colonna. Ed inspiro, inclino, espiro. Ed inspiro, inclino poco poco ed espiro. Inspiro ed inclino poco poco. Ed inspiro ed inclino poco poco. Ed inspiro ed espiro, lascio le mani cadere sulle spalle, i gomiti, inspiro 3 volte mentre inspiro, ruoto dietro e all'espiro ruoto in avanti, 1, 2, 3 e di nuovo inspiro, allargo la cassa toracica, 1, 2 ed espiro, 1, 2 e 3. Inspiro, salgono i gomiti accanto alle orecchie, apro le braccia, le mani tendono verso il palmo, verso il cielo e all'espiro solo il palmo delle mani viene giù e chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro
e chiudo e ruoto, 1 e 2, apri la cassa toracica, 3, 4 ed espiro, 1, 2, 3, 4, inspiro, apro, espiro, chiudo. E l'ultima volta prendo i gomiti, inspiro, tiro su. Espiro, lascio le mani sulle spalle, le mani sulle ginocchia ed inspiro, inclino la testa a destra, mantenendo tutta bella larga questa cassa toracica, isolo soltanto la testa ed inclino l'orecchio sinistro verso la spalla sinistra. Ed inspiro ed espiro. E non dimentico mai che ho un gioiello davanti al petto, inclino ed espiro, inclino a sinistra. Ed inspiro e inclino a destra. Inspiro e a sinistra. Ed inspiro e ruoto la testa a destra e torno a sinistra. E conduco il movimento della testa portando la visione a guardare qualcosa lontano senza forzare, accarezzo tutta la stanza fino ad andare dall'altra parte, come se guardassi un orizzonte lontano, dedicando il mio sguardo a ogni angolo della stanza e facendo fiducia che piano piano queste azioni di cura, di attenzione, risveglieranno qualcosa nel nostro corpo. E mentre ruoto e mentre guardo intorno, inspiro ed espiro e torno nel centro, ed inspiro, alzo il petto e guardo su allungando il collo come se guardassi un'aquila nel cielo, all'espiro assorbo la glotta, guardo giù, ed inspiro assorbo l'ombelico, il perineo e guardo su, ed espiro gli angoli delle labbra, guardo giù, ed inspiro, guardo su. E assorbendo la glotta vengo a guardare davanti, il collo è bello lungo, 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 gli occhi soltanto vanno su e giù sul naso e su tra gli occhi e giù sul naso e su tra gli occhi e giù sul naso e su tra gli occhi e giù sul naso e a destra e a sinistra e a destra e a sinistra e a destra, a sinistra, e cerchio, destra, su, sinistra, giù, destra, su, sinistra, giù e sinistra, su, destra, giù e sinistra, su, destra, giù e chiudo gli occhi, inspiro Ujjayi. Ed espiro immaginandomi quello zainetto dietro le spalle, queste ascelle belle libere, ed inspiro ed espiro, sospendendo sempre di più questa mongolfiera, lasciate cadere i sacchi di sabbia, inspiro ed espiro. È ancora un'immagine, quando gonfiamo il palloncino portiamo l'aria da un piccolo buchino dentro questa palla che si gonfia, inspiro, succhiate, succhiate l'aria come se succhiassi dal perineo ed espiro, restate belli gonfi con un nodino finale che mantiene l'aria nel palloncino e poi rilassate. E veniamo a giungere le mani e strofiniamo le mani e ascoltiamone il lieve rumore della pelle che si strofina, ok? Soffice, soffice, cerchiamo quel momento e quella giusta, quello giusto appoggio che fa sì che le nostre mani, se registrassimo tutti insieme questo suono, creerebbero un enorme fruscio. E portiamo questo fruscio, questo fruscio che il nostro corpo crea, portiamolo sul braccio e vediamo come suona diverso. E sulla spalla è più piccolo.
e vado dall'altra parte e sul braccio, sotto, e come suona il nostro seno. E l'addome. E dai lati, dai dietro i reni, sui fianchi. Sic, 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 sic. E sulle cosce. E sui polpacci. E vengo sui piedi e mi appoggio sul palmo dei piedi e presso i miei piedi. E poi in un unico soffio scivolo con le mani, scivolo dietro i reni, scivolo davanti allo sterno, scivolo davanti alla glotta, mi allungo il collo, scivolo sulle spalle, sui gomiti, sugli avambracci, sulle mani, giro le dita delle mani e vengo con le mani davanti al cuore. Come ieri, a 10 cm davanti a me, sospendo questo mudra, lo sospendo, sospendo questo gesto, mudra forse non parla, ma tutta la nostra storia, questo gesto in cui saluto qualcuno e forse oggi, diciamo, con la non vicinanza saremo sempre più portati a salutare le persone con rispetto. Namaste significa io ti rispetto e mi inchino a te. E dunque è proprio un segno, togliendoci l'accezione cattolica, è proprio un momento in cui le nostre mani si congiungono, il lato destro e il lato sinistro. Sospendiamo dunque questo gesto davanti al nostro totem, ok? Ed inspirando, con tutta la nobiltà del nostro cuore, dedichiamo questa sessione a qualcuno e a qualcosa. E se non sappiamo questo qualcosa, se non sappiamo ancora qual è il nostro progetto, invochiamo semplicemente il desiderio che la nostra anima, la nostra essenza, possa manifestare sempre più chiaramente, incoraggiata da noi, la sua vocazione, cioè quel momento in cui ognuno, specificamente così com'è, apporta del benessere a se stesso e agli altri. E con l'energia che si congiunge tra le nostre mani, espiriamo e lasciamo le mani. E veniamo davanti con le manine, chi non può gira le ginocchia, e veniamo a quattro zampe, ok? Le mani a quattro zampe, apriamo le mani da una parte e dall'altra, e poi dietro, e poi verso l'interno, e poi davanti, ok? E di nuovo di lato. Il collo del piede per terra, dietro, e le ginocchia alla larghezza del bacino verso l'interno e poi davanti. E poi salgo sulla mezza punta delle mani, che sono i miei polpastrelli. Lo sapete che i maghi fanno le magie facendo uscire la magia dal polpastrello di un dito? Ed espirate dunque nell'ombelico che si assorbe alla colonna. Sentite la lunghezza dal pube, da quel perineo, fino all'ombelico. Sentite come la taille en français, o la vita, si assottiglia, se non altro in una sensazione. E poi poggio le mani e mantengo questa sensazione, ok? E ruoto la mano destra nel suo dorso, senza esagerare, e ruoto la mano sinistra. E la prossima volta vogliamo scendere su un gomito e sull'altro, e spingendo nei gomiti e negli avambracci allunghiamo le dita delle mani belle lunghe, 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 lunghe. Okay? E da qui spingo nei gomiti ed inspiro, incoraggio il petto a scendere verso il pavimento e guardo su tra gli occhi, e nell'espiro, assorbendo perineo ombelico, guardo l'ombelico. Ed inspiro, allungo il perineo e la testa, è come un lupo, ululo verso l'alto, e all'espiro assorbo perineo ombelico e tutta la colonna si curva nell'altro senso. Ed inspiro, il seno scende tra i gomiti, e all'espiro il seno rientra nelle spalle ed articolo ancora, inspiro tutta la colonna in una curva U
e all'espiro nell'altro senso. Concavo e convesso il mio corpo, inspiro come un paesaggio, guardo avanti e all'espiro porto il bacino sui talloni, rilasso i gomiti e rilasso la testa ed entro subito in un ujjayi profondo, attiro il perineo, lo mendico alla colonna e vengo a respirare, ad aprire la cassa toracica dietro la schiena. Immagino come se io vi potessi poggiare delle mani dietro le scapole e veniste a gonfiare la vostra cassa toracica dietro la schiena. E per farlo dobbiamo assorbire il perineo e l'ombelico per incoraggiare l'aria, come quando gonfio il palloncino, a migrare nella parte più ampia. Ed espiro. E la prossima volta torno sui gomiti, ok? Torniamo sui gomiti e semplicemente, come quando si fanno gli allenamenti per essere militari, facciamo il nostro solito movimento di camminare un po' avanti e indietro, ma questa volta gomiti ed avambracci, ditina delle mani, quindi dovete scivolare col vostro avambraccio e la mano è la fine della vostra zampata e dovete avanzare un ginocchio e muovere la cassa toracica e vedete che un gomito si avvicina o si allontana, quando indietreggio il gomito, il ginocchio si allontana dal gomito e lo spazio si riduce da una parte e dall'altra della vostra cassa toracica. E lasciate andare anche la testa, un poco come fanno le ranocchie, a destra e a sinistra, allargate le dita delle mani. Trovate il punto di appoggio del vostro avambraccio che vi sia comodo e che richiami in voi tante sensazioni, tante immagini. Ok? Gomito fino al palmo delle mani per avanzare e lasciate la testa muoversi a destra e a sinistra. Quando indietreggiate, cosa potete fare per aiutare questo movimento? Benissimo. E la prossima volta appoggiamo la mano destra sotto la spalla destra e spingiamo e risaliamo a quattro zampe. E poi riscendiamo, tac tac, riprendendo quell'appoggio in tutto l'avambraccio, rispingo e risalgo. E poi riscendo, una parte della cassa toracica scende, l'altra segue, poi una sale e l'altra segue. E posso andare leggermente più veloce. Inspiro ed espiro, salgo e vedete quanti movimenti fate in un inspiro e come potete armonizzare l'espiro. E alla fine saliamo tutti sulle mezze punte delle mani e sentiamo di nuovo la presenza delle spalle, forse anche un po' di stanchezza nelle spalle e l'addome che si assorbe. Benissimo, e la prossima volta veniamo a portare i talloni verso il bacino, verso i talloni e camminiamo con le mani verso le ginocchia e ci veniamo a sedere sulle ginocchia. E chi non può, non fa niente, sta un po' sollevato, poi veniamo tranquillamente di nuovo a camminare in avanti fin dove possiamo con le mani, mettiamo una bella mezza punta dietro con i piedi e solleviamo le ginocchia e veniamo in un leggero cane testa in giù, piccolo piccolo, morbido morbido, ok? I talloni sono un po' sospesi nell'aria, guardiamo tra le mani, abbiamo gli indici e i medi dritti davanti a noi, i talloni sono leggermente sospesi nell'aria senza forzare la distensione delle gambe e alterniamo un piede e l'altro tranquillamente per attivare dunque la piega dei piedi e sollecitare le terminazioni nervose sulla punta delle dita dei piedi. Bravissimo. E poi lasciamo i due talloni essere richiamati come delle calamite verso il pavimento e solleviamo tutte le dita dei piedi. Lasciamo soltanto gli alluci spingere nel pavimento e riportiamo lo sguardo tra le mani, poi rilassiamo le dita dei piedi. Poggiamo le ginocchia, inspiro, all'espiro tiro gli ischi, il bacino verso i talloni, le mani scivolano accanto alle ginocchia e mi srotolo e vengo sulle ginocchia e apriamo le ginocchia alla larghezza del bacino. Inspiro, spingo il petto in avanti, all'espiro guardo dietro e guardo sul naso. Ed inspiro, torno, all'espiro mi siedo sulle ginocchia, inspiro, vengo a quattro zampe e all'espiro ritorno cane testa in giù, nel triangolo e resto. E resto, inspiro uno, con un jai assorbo perineo e ombelico.
non voglio fare null'altro che semplicemente fissare una postura, un'asana, e poi concentrarmi sulla respirazione. Questo crea una tenuta dentro al mio corpo, le braccia devono resistere, si aprono in rotazione verso l'esterno, le spalle si allontanano dalle orecchie, i quadricipiti cercano piano piano di ingaggiarsi, i talloni piano piano cercano di raggiungere il pavimento ma senza sforzare. E il bacino, gli ischi puntano verso il cielo. Assorbendo il perineo, scavo una sorta di vuoto dentro l'addome, si riempie la cassa toracica. E la prossima volta appoggio le ginocchia avanzando la testa tra le braccia ed andiamo in una flessione con il petto per terra, poi ci stendiamo. Ruotiamo le spalle indietro, le mani sono sotto le ascelle e il pollice delle mani sotto i capezzoli. Ruotiamo le spalle, ingaggiamo i gomiti verso la vita, stendiamo bene i quadricipiti e spingendo leggermente con le mani apriamo il petto in avanti in un cobra. Inspiro. Stringiamo bene i gomiti verso la taglia ed espiro. Sentiamo quei polpastrelli come se suonassimo il pianoforte, essere presenti nel pavimento, come le ranocchie. Forza, inspiro ed espiro, rilasso. E la prossima volta spingo, guardo l'ombelico, tiro dietro, le mani accanto alle ginocchia, srotolo e di nuovo vengo con le mani sui fianchi ed espiro, guardo il naso. Ed inspiro, torno, all'espiro mi vengo a sedere. Inspiro a quattro zampe, espiro, vengo cane, testa in giù. E resto, uno. E due. Ujjayi. Inspiro, tre. Ed espiro. Ancora due. Inspiro. Ed espiro. Inspiro. E nell'espiro accompagno le ginocchia delicatamente verso il ginocchio ed espirando flessione in avanti, stendo il corpo per terra, allungo il quadricipite, allungo i piedi, inspiro, piccolo cobra, strizzo bene, resto tre, espiro, le gambe sono ingaggiate, il mento torna verso lo sterno e guardo un po' in avanti in diagonale, assorbendo il perineo e l'ombelico, stringo i gomiti, inspiro e suono il pianoforte un po' con le palpostrelle delle mani, espiro, sento le dita dei piedi lunghe lunghe, le gambe come una sirena, inspiro ed espiro, rilasso, prossimo inspiro stendo, guardo l'ombelico, tiro dietro gli ischi, allungo il fondo schiena, le mani si spostano accanto alle ginocchia, srotolo lentamente, le mani accanto ai fianchi e qui fermo il bacino, inspiro e solo la parte di sopra del corpo di nuovo si apre. Ed espiro e torno a sedermi, inspiro, espiro, vengo a quattro zampe, mezza punta, vengo cane, testa in giù e questa volta con le mani cammino con le mani verso i piedi, riporto il peso nei talloni, ok? E poi di nuovo con le mani mi allontano dai piedi, lasciando come le anche, come se qualcuno mi tenesse le anche da dietro, io cerco di allontanarmi con le mani, facendo uscire le braccia lontano, lontano da dietro la schiena e spingendo le mani nel pavimento, allungo ancora di più, se non ce la faccio posso piegare le ginocchia e sentire questo grande allungamento tra le mani e gli ischi e rilasso la testa in direzione dell'ombelico e espiro. E la prossima volta invece sono i piedi che avanzano verso il volto. Arrivate con i piedi sotto l'ombelico, per chi ce la fa può andare più avanti, ma se no vi fermate sotto l'ombelico, scivolate con le mani sulle cosce, sulle tibie, ed inspiro, mi vengo a sedere con le mani che si poggiano sulle ginocchia ed espiro, guardo avanti.
come quando sono in un campetto di basket, ok? Sono piegate le ginocchia, le mani sono poggiate sulle ginocchia, e qui posso favorire ancora di più l'allungamento e lo distanziamento tra la cassa toracica e le anche. Inspiro ed espiro. Ed inspiro, e all'inspiro lascio le anche, lascio pendere il corpo in avanti, scendere le mani e allontanarsi le mani di nuovo, di nuovo, di nuovo dai piedi. E tornare di nuovo alzando il sedere, piego le ginocchia, le mani camminano verso i piedi, ritornano sulle ginocchia, ed inspiro, stendo i gomiti, srotolo, guardo su. E all'espiro guardo l'ombelico, scivolo con le vertebre sul muro immaginario, mi sollevo, vengo in verticale, incrocio le mani dietro, inspiro, guardo su, e all'espiro attacco il mento verso lo sterno e sono bella dritta, 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 con le gambe ingaggiate e le braccia che tirano dietro. E lasciamo le mani. Ok, dunque siamo arrivati in piedi, giungiamo i piedi, aggiungiamo gli alluci dei piedi e lasciamo tutte le dita dei piedi sollevarsi, poi poggiamo gli alluci dei piedi per terra e allarghiamo tutte le altre dita e poggiamo le belle larghe, larghe, larghe. Ora sospendete leggermente i talloni, apriamoli un poco poco, ok? Leggermente, sentiamo come il bacino quindi ha una leggera inclinazione verso il davanti, ripristiniamo dunque la curva lombare, ok? Veniamo a incrociare le mani ed inspiriamo, invece provochiamo una grande apertura nella cassa toracica, ok? È molto diversa la sensazione avendo i talloni leggermente aperti, ok? Creiamo come un otto, come qualcosa che si incrocia dentro il corpo. Stendiamo bene i quadricipiti, il peso del corpo in avanti sui piedi per fare aderire i polpastrelli dei piedi anche loro come le ranocchie per terra. E spingete, spingete il pavimento, spingete il pavimento e spingete il palmo delle mani verso il cielo ed espiriamo le mani sulle spalle, lasciamo le mani scendere lungo il corpo con i pollici, ci veniamo a prendere sotto le ascelle e solleviamo ancora di più, come se volessimo soulager, sollevare dalle gambe il peso delle nostre spalle, il peso della nostra emotività, ok? Le gambe si tonificano, inspiro e all'espiro lascio le braccia belle lunghe, 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 fino alla punta delle dita che anche esse sono toniche e hanno delle radici che vanno fino al pavimento. Le spalle sono ingaggiate dietro come se avessi delle cinghie o un reggiseno che mi tiene le spalle. Ed inspiro, assorbo dai piedi, perineo, ombelico, esterno. Ed espiro, assorbo l'ombelico, assorbo il perineo. Ancora due volte assorbo dalla punta dei piedi, dal centro della terra, faccio fluire questa energia dentro di me che mi erge. Ed espiro, svuotando il corpo di tutte le tessine non necessarie. Ed inspiro, amplifico l'espansione della cassa toracica ed espiro, mi condenso verso il centro dei miei chakra. E la prossima volta apro le mani, resto piantata nei piedi, inspiro, le mani si congiungono sopra la testa ed espiro, piego le ginocchia, appoggio le mani accanto ai piedi, rilasso la testa. Perineo, ombelico, inspiro, scivolano le mani sulle cosce, all'espiro poggio le mani per terra, allontano i piedi e poggio le ginocchia. Inspiro, espiro, tre flessioni, uno, piccole piccole, l'ombelico che respinge la colonna, due e tre, ed inspiro, guardo su, espiro, vengo cane, testa in giù. Alziamo la gamba destra, lunga, 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 come se volessimo spegnere la luce con il piede destro. E all'espiro avanziamo il ginocchio destro verso il petto e restiamo uno e due e tre e torno, cane testa in giù, alzo la gamba sinistra e avanzo il ginocchio verso il petto, sale il tallone sinistro e resto uno, due,
3 e vengo cane testa in giù, di nuovo alzo la gamba destra, inspiro, avanzo il ginocchio, questa volta lo poggio per terra, sono in mezza punta dietro, poggio il ginocchio sinistro, allungo la gamba ed entro in questa posizione che si chiama il piccione, dove voglio avere il tallone destro che viene quasi a sfiorare l'inguine a sinistra, ok? O l'ovario sinistro, dunque non voglio cadere sul gluteo destro, né voglio troppo schiacciarmi sedendomi, ok? Restiamo sulle mani, restiamo con questi polpastrelli delle mani che aderiscono e suonano un po' il pianoforte, ok? E che ingettano, come quando facciamo l'esercizio che spingo dalle mani, mi sollevo, che veramente ingettano l'energia nel cuore, inspiro, perineo, ombelico mi consentono di tirare i tessuti profondi, le fasce, tutti quei tessuti che hanno avuto aderenze a causa di parti, operazioni e cose varie, forza, alzo, vado a comunicare con i tessuti proprio connettici sotto la pelle ed espiro nella punta del piede sinistro, nel mignolo del piede sinistro, inspiro, perineo ombelico, apro il cuore, questo fa un gran bene anche al mio intestino, espiro. Ed inspiro, non rallento mai la pressione delle mie mani, ma non per spingere la schiena dietro, quanto per connettere il flusso dell'energia che costantemente passa. E poi all'espiro ripiazzo la mezza punta nel piede sinistro, guardo l'ombelico, poi stacco il piede destro e vengo al cane testa in giù. Alzo la gamba sinistra, inspiro, le dita belle lunghe. Espiro, il ginocchio conduce il movimento, libera dunque della schiena lo sterno, poggio il ginocchio destro, allungo il basso gamba destra e resto connessa sulle mani, inspiro. Anche se non vado lontano, lontano non fa niente, anche se siete un po' sollevati meglio, ed espiro. Se voglio posso addirittura mettermi sulla punta delle mani per sentire questo allungamento, il mento verso lo sterno, ed espiro. E allungo dunque il quadricipite destro, lo psoas, inspiro ed espiro. Ultimo, inspiro, espiro, metto una bella mezza punta nel piede destro, mi raccomando il mignolo destro, stendiamo la gamba e poi passo sul collo del piede sinistro e vengo cane testa in giù. E da qui che sono alziamo il tallone e facciamo un'onda, forza. Il movimento dei talloni si trasmette nella schiena, le ginocchia si poggiano, il petto si apre, inspiro e all'espiro gli ischi tirano, si poggiano sui talloni ed espiro. Ed inspiro, passo a quattro zampe e all'espiro ritorno, cane, testa in giù. E lo rifaccio, onda, vai, wave, inspiro, srotolo e all'espiro la testa spinge il bacino sui talloni. E torno a quattro zampe, libera la testa in avanti, all'espiro guardo l'ombelico. Ed inspiro, wave. E all'espiro il bacino tira verso i talloni. Ed inspiro, guardo avanti, libero a quattro zampe, all'espiro vengo cane, testa in giù, i talloni leggermente aperti verso l'esterno, i piedi leggermente verso l'interno. E la prossima volta avanziamo i piedi verso le mani, vengo sulla punta delle mani, allungo il corpo in avanti, o salgo sulle cosce e all'espiro espiro nel centro della terra, le mani toccano per terra, i polpastrelli sono sensibili, spingo i polpastrelli dei piedi, inspiro, srotolo, apro il palmo delle mani, inspiro, torno su, palmi giunti ed espiro i quei palmi davanti al petto, davanti al mio tempio, lascio i palmi delle mani, gli avambracci si aprono ed inspiro, spingo le piedi e sento tutto il mio corpo dalla punta dei piedi fino alla punta delle mani su, espiro, piego le ginocchia, ammorbidisco la testa, mi poggio per terra, scivolo sulle tibie, inspiro, guardo avanti, apro le spalle, respiro, piego le ginocchia, allontano un piede, allontano l'altro, poggio le ginocchia, ancora tre flessioni, gomiti stretti alla taglia, uno, tutti i polpastrelli delle mani che respingono, due, e tre, inspiro, guardo su, ed espiro, vengo cane, testa in giù. E piede destro viene davanti, ok?
piede destro viene davanti tra le mani, poggiamo il piede sinistro a 45 gradi, le mani sulle ginocchia entrambe, stendo i gomiti, mani sulle anche, tiro i gomiti dietro. Alzate la punta del piede davanti, sentite come il tallone vi frena, ok? Poggiate poi la punta del piede come per concludere semplicemente l'arresto. Spingete il mignolo del piede sinistro dietro, estendete la gamba indietreggiando l'anca destra, avanzate la sinistra. Inspiro, tirate fuori questo petto vincente ed espiro, stendo le braccia verso l'alto in Virabhadrasana. Inspiro ed espiro. Allargate le dita dei piedi, inspiro, le unghie delle mani sono assorbite verso il cielo ed espiro. Flettiamo ancora un po' di più il ginocchio destro, forza, inspiro e all'espiro stendo il ginocchio destro e apro le braccia, ok? Le anche sono questa volta fronte al mio schermo. Inspiro, alzo il braccio destro e all'espiro mi allungo sul muro immaginario e vengo a prendere con la mano destra, indice e medio, la luce del piede o mi poggio con la mano destra sulla tibia. La mano sinistra può restare sul gluteo oppure la alzo in direzione del cielo e resto uno. Aprendo il petto verso il cielo, stendo bene le due gambe, ingaggio i quadricipiti di due. E tre. Forza perineo ombelico. Quattro. E ogni volta che il soffio arriva verso la gola sorridete. Gli angoli delle labbra, anche loro respirano ed espiro, guardo giù. Pieghiamo la gamba destra e con un passo con la mano destra mi vengo ad allungare, mi metto in equilibrio, uno. Due, le spalle verso il muro immaginario. Tre. Quattro, espiro, poggio il piede dietro, spingo nel piede destro e torno su. Inspiro, col braccio destro vengo su. E all'espiro la mano destra e la mano sinistra accanto al piede destro e vengo cane, testa in giù. Cambiamo piede, piede sinistro davanti, piede destro a 45 gradi, mani sulle ginocchia, mani sulle anche, alzo la punta del piede per fissare bene il tallone come punto di contatto e di fine. Poi allungo il piede, ok? Mignolo destro per terra. Spingo l'anca sinistra dietro, avanzo l'anca destra, ma il mignolo destro resta per terra. Alzate l'arco plantare destro e rilasso le mani. Inspiro, salgono le braccia su, belle dritte dritte, chiudete le punte delle mani ed ispirando scendete un poco poco col ginocchio sinistro, affondando il vostro cavaliere, il vostro guerriero nel pavimento. Strutturiamo bene le gambe, forza. Inspiro, perineo ombelico ed espiro. Inspiro ed espiro. Ed inspiro e la prossima volta apriamo le braccia, alziamo il braccio sinistro verso l'alto per prendere un respiro nella cassa toracica e nell'espiro ci veniamo a appoggiare sulla tibia e alziamo il braccio destro o lo lasciamo riposarsi sul gluteo destro. E ruotiamo le spalle verso il cielo, ok? Apriamo l'anca destra, piuttosto che chiuderla verso il pavimento, l'apriamo verso il cielo. Incoraggiamo il nostro alluce sinistro a spingere nel pavimento. Espiro, il collo è bello lungo lungo. E la prossima volta guardiamo il piede sinistro, vengo in avanti e mi alzo il piede sinistro in un piccolo equilibrio, resto uno. Stendete la gamba sinistra, le dita del piede a martello, belle aperte, due. Come le ranocchie, forza. 3, perineo ombelico anche qui, sono loro che tengono, 4, ed espiro, poggio il piede, spingo nel piede sinistro, inspiro, alzo il braccio sinistro su, e nell'espiro vengo, scendo con le due mani accanto al piede sinistro, e vengo in cane testa in giù, e poggiamo le ginocchia, inspiro, e all'espiro poggiamo i gomiti, poggiamo il bacino sui talloni, una mano sull'altra e lasciamo la fronte riposarsi sulle mani. In Ujjayi, uno.
ed espiro. E due. Ed espiro. Tre. Ed espiro. E la prossima volta apriamo gli avambracci, veniamo a quattro zampe, dalla testa al bacino spingo, cane, testa in giù, avanzo i piedi, avanza la testa tra le spalle, sulle mani, sulla punta delle mani, inspiro, allungo, all'espiro rilasso e srotolo, inspiro, apro i palmi delle mani, piedi giunti, punte dei piedi verso l'interno, inspiro ed espirando scendono le mani, sale il perineo, sale il petto, espiro, lascio gli avambracci. Ok, uno fluido, Surya Namaskara, libero, inspiro, espiro le mani per terra, mani sulle tibie, inspiro, allungo, all'espiro poggio le mani, allontano i piedi, poggio le ginocchia, vengo con le tette per terra, stendo, piccolo cobra, inspiro, all'espiro rilasso, spingo nelle mani, inspiro, guardo avanti, espiro, vengo cane, destra in giù, resto 3, 1, e 2, e 3, e flettiamo le ginocchia, avanziamo un piede l'altro, camminando, veniamo le mani sulle tibie, inspiro, guardo avanti, all'espiro rilasso, giungete gli angoli dei piedi, aprite un po' i talloni per srotolare, inspiro, vengo su, scendono le mani, sale il petto, samastiti, allungo le braccia, allungo il corpo ed espiro. Una volta da soli io non dico niente, un Surya Namaskara semplice, inspiro, resto 3, e fletto le ginocchia. Torniamo. Arushi. Quando siete pronti, comunicatevelo con la mente. Ed espiro. Bravissimi. Ora Surya Namaskara, bimbi, vengo a sedere su una sedia immaginaria. Inspiro. E con la punta delle mani sciolgo nella testa e espiro. Sulla tibia inspiro, allungo e all'ispiro allontano i piedi, Chaturanga Dandasana fino al pavimento. Piccolo cobra, inspiro e all'espiro spingo nelle braccia, mezza punta, vengo cane, testa in giù. Avanzo il piede destro, poggio il piede sinistro come prima, mani sulle ginocchia, mani sulle anche, espiro, lascio le mani e inspiro, le mani si giungono sopra e resto lì, uno, due, ed espirando scendo sulla, le mani per terra, ma mi trattengo vicino al ginocchio con la schiena bella dritta, indietreggiando l'anca destra, resto un po' in sospensione a guardare il mio piede destro e contemplo la forza delle mie gambe che sorregge la schiena. Espiro, poggio le mani e sospendo il piede come abbiamo fatto prima, quando abbiamo fatto quella forma, diciamo, di sospensione del basso gamba, porto la gamba dietro, poggio le ginocchia e vengo giù. Piccolo cobra, inspiro, stendete i quadricipiti ed espiro, lascio, spingo nelle mani, vengo cane, testa in giù. Piede sinistro davanti,
piede destro il mignolo, alluce sinistro che spinge, mani sulle anche ed espiro. Due respirazioni su forza, inspiro, piantatevi nel tallone sinistro e nel mignolo destro e prendete l'energia dalle cosce che sale verso il cielo, due, come un'antenna, come un parafulmine. Tre, espiro, il corpo viene in avanti verso il ginocchio ma non crollo, ok? Solo il corpo, il piede sinistro sorregge, la coscia sorregge il corpo. Le spalluzze per favore verso dietro, perineo ombelico. Siete fieri della vostra forza, ora appoggiate le mani prendono il posto del piede spingendo, poggio le ginocchia, vengo giù. Inspiro, piccolo cobra, stendo subito i quadricipiti e nell'espiro assorbo perineo ombelico, vengo cane, testa in giù. E resto 3, 1. Allargo la cassa toracica dietro la schiena, guardo tra le mani, alluci verso l'interno, rilasso la testa, 2. Chiudete la bocca, Ujjayi. 3. Piccola flessione delle ginocchia, avanzo un piede, poi l'altro, giungo gli alluci sulle cosce, inspiro, tiro sulle tibie ed espiro, rilasso la testa. Ma la rilasso per davvero, forza, rilassatevi. E mi siedo su una sedia immaginaria, inspiro ed espiro, le mani davanti al petto, Samasthiti. Avanzo un poco come se avanzassi sulla punta di uno scoglio, pronto per tuffarmi. Quindi sono attivo, contemplo qualcosa, sono concentrato. Concentrato a scegliere se sì o no, mi lancio. È un attimo. E lì ascolto il cuore. Ascolto il respiro. La pressione nelle orecchie. Tante sensazioni fisiche. Ascoltatele un attimo, non dico annotarvele, ma nella parte del vostro cervello annotatele. Ok, e rifacciamo Surya Namaskara B insieme di nuovo, mi piego, le mani ne si giungono su e all'espiro rilasso, le mani per terra, rilasso la testa, mani sulle tibie, guardo avanti. E nello scendere le mani sospendo i piedi dietro, poggio le ginocchia e scendo fino giù. Stendo le ginocchia, ruoto le spalle, piccolo cobra. Inspiro, espiro, rilasso, torno a quattro zampe, vengo cane, testa in giù. Piede destro avanza, avanza dunque la testa, lo sguardo viene su, davanti a me, le mani su. E nell'espiro porto il petto vicino al ginocchio, non crollo, poggio le manine, allontano il piede destro, poggio le ginocchia e scendo. Inspiro, piccolo cobra. Espiro, vengo cane, testa in giù. Inspiro, piede sinistro davanti, mani sulle ginocchia. Espiro. Inspiro, salgono le mani. Mi raccomando, usate i piedi. All'espiro il petto viene vicino al ginocchio, ma sorregge. Poggio le mani con delicatezza, allontano il piede sinistro, sono in tavola, poggio le ginocchia e scendo. Inspiro, piccolo cobra. Espiro, vengo cane, testa in giù. Alluci dei piedi verso l'interno, i piedi alla larghezza del bacino, le mani alla larghezza delle spalle. Guardate tra le mani e aprite le spalle, lontano dalle orecchie, ok? Poi rilassate la testa. E in ogni ispiro immaginate che il vostro sedere, i vostri ischi vogliono solo due pali che puntano le stelle. Svuotate l'addome all'espiro come all'inspiro. E pletto le ginocchia, avanzo la testa e piedi tra le mani, inspiro, aggiungi gli alluci, salgo sulle tibie ed espiro, rilasso. Piedi giunti, scendo, mi siedo su una sedia immaginaria, Utkatasana, e espiro le mani davanti al petto, su uno scoglio pronto e espiro. Ed ascolto. Il Surya Namaskara A, B tende a accelerare il ritmo cardiaco, ok? Dunque ascoltate questo momento in cui c'è più bisogno di ossigeno, il corpo produce questo... Calmatelo con Ujjayi, come le onde, dopo il cavallone, tre onde morbide.
canto sulla Namaskara vi lo fate da soli, come sempre partiamo insieme. Ekam inspiro, Utkatasana e mi tuffo. Talloni leggermente divaricati verso l'esterno. Chiudete i tricipiti l'uno verso l'altro da sotto in rotazione esterna. Non vi fate fare dalla stanchezza. Piccola flessione. Ok, siete arrivati, bravissimi. Piede destro grande grande si apre dietro, ok? Quindi riprendiamo un po' la posizione del cavaliere con il ginocchio perpendicolare alla caviglia e la coscia orizzontale al pavimento. Poggiamo il gomito destro sopra il ginocchio, alziamo la mano sinistra, Uttanasana Parsvakonasana, espiro. Anche qui inviamo e sentiamo l'energia che circola in quella cannuccia di cui abbiamo parlato ieri, dal piede sinistro fino al piede destro, dai piedi nel bacino e dal bacino si disperde nel braccio destro, nella mano, nella punta della mano destra fino alla mano sinistra, fino ad emergere sul sorriso. Poi le gambe restano lì. Volano le braccia e poi si stendono le gambe, alzo il piede destro, ruoto e vado a sinistra. Espiro. E spingo nel piede sinistro, ok? Se il ginocchio sinistro è ben perpendicolare al piede, veramente questa postura così non è per niente faticosa. Se distribuite il vostro peso ovunque, ok? Nel piede destro, nel mignolo destro, nell'alluce sinistro, nel braccio destro che tira, nelle spalle che si aprono, nel petto ingaggiato, nel perineo, nell'ombelico, non pesa. E respiro contemporaneamente in tutte le parti del corpo, proprio come la pioggia bagna contemporaneamente tutto. E spingo, inspiro, apro le braccia, espiro le mani sulle anche, passo in prasarita, inspiro, guardo su, allontano la distanza tra il pube e il petto, ok? Allontano, 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 un elastico. E poi nell'espiro vengo in avanti e lascio le mani accanto alle anche e resto appesa a queste cosce che sono forti, forti, forti. Sulla punta dei piedi è il mio peso del corpo, le mie ginocchia sono ingaggiate verso il cielo, i quadricipiti sono tonici. Se non ho una grande flessibilità e mi sento un po' attufato, pensate a ritirare un po' fuori il petto come se venisse con una schiena a 90 gradi, ok? E poi rilassate di nuovo dalle tette, dal seno in avanti e rilassate la testa. E la prossima volta inspirando torniamo. Ed espirando resto lì piano piano, piego la gamba destra e vengo da avanti. Ok, lasciamo le braccia, prendiamo i gomiti dietro, per chi se la sente può prendere le mani in preghiera dietro la schiena o prendiamo i gomiti, apriamo e ruotiamo le spalle, piede destro viene dietro,
Purvottanasana, spingo nell'alluce del piede destro, le anche sono fronte al piede destro e rilasso la testa dietro. Sento che il petto emerge ed è il petto che mi guida verso la tibia del piede destro e resto uno. Lascio anche pendere la testa verso il piede, per questa volta due. L'anca destra spinge dietro, l'anca sinistra in avanti e tre. E la prossima volta però andiamo a mezza strada, cioè risaliamo a 90 gradi con le spalle, con la schiena, ok? Tirando sui gomiti ed espiro. Poi inspiro, torno verticale ed espiro, ruoto dall'altra parte, scrociando bene il piede dietro, incastro il mignolo del piede destro per terra, alluce sinistro, anca destra davanti, inspiro, la testa va su, all'espiro scendo, 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 scendo. Sento la mia schiena come curva, ma sento la forza nelle gambe che non abbandonano il corpo, ok? Gambe toniche. Ed espiro. Inspiro. Ed espiro. Ed inspiro, torno a 90 gradi, poi torno su. Ed espiro, sciolgo, ruotando in avanti, apro le braccia, piego destro e vengo davanti in Samastiti. Benissimo, veniamo nel centro del nostro tappetino, prendiamo il piede destro, ok? Mettiamoci nell'albero, ok? O nell'albero sull'adduttore, o nell'albero nella caviglia, oppure prendiamo il piede destro nella mano sinistra, lasciando ammorbidirsi il ginocchio destro verso il pavimento, e prendiamo la mano destra e ruotiamola dietro la schiena per venire a prendere il gomito, poi scendiamo verso il polso, ok? Non vi sedete nel femore sinistro, mantenete una mezza punta nel piede destro per chi ha la gamba sollevata, e chi ha in equilibrio dell'albero poggia il piede accanto all'adduttore, le mani in preghiera e testa il proprio equilibrio. Due. In ogni caso cercate di non crollare troppo, che la vostra attenzione al pavimento non vi porti troppo in avanti. Ogni tanto monitorate la vostra verticale e tornate questi qualche centimetro indietro per sentire la vera verticalità. Ed espiro. Ed inspiro, sale il ginocchio, le mani sulle anche, e all'espiro poggio il piede destro e subito alzo il piede sinistro. Piede sinistro sull'adduttore oppure nella mano destra, mezza punta del piede sinistro, prendo il gomito e scendo verso il polso e resto uno. Attenzione per tutti a non sedervi nel femore destro, piuttosto sentitevi on top of your leg. E due. Questo attiva l'alluce destro e l'arco plantare, 3, nonché tutta la catena dell'adduttore destro, avvicinandoci quanto più possibile alla linea centrale piuttosto che all'esterno, 4, un bel sorriso sulle labbra, 5, e l'inspiro sale il ginocchio, le mani sulle anche, inspiro, assorbo perineo ombelico come una majorette, poggio il piede. Bravissimi. E adesso per ultimo prendiamo la nostra bricchetta o il nostro cuscino, lo mettiamo tra le gambe ed invece di fare utkatasana facciamo qualche squat. Quindi ci veniamo a sedere lontani, 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 inspirando ci sediamo ed espirando torniamo. Ed inspirando ci sediamo. Ed espirando torniamo e vado in e out e in, ed è lì che i nostri piedini come le ranocchie ci servono, perché col pastrelli dei piedi, pur sedendomi lontano lontano, si attaccano al pavimento. E 8 e 9 e 10 e restiamo lì, 1 2, 3, 4, 5 ed inspiro, torno, ok?
restiamo a chiudere la nostra brichetta, alziamo il braccio destro, facciamo scorrere come un'energia, come un fulmine che scende, alziamo il braccio destro, scende fino al piede sinistro, fino al piede destro e alzo il piede sinistro e sento l'equilibrio, poi poggio e alzo il piede destro e poggio e alzo il braccio sinistro e alzo il piede sinistro, no, alzo il piede destro, poggio e alzo il piede sinistro e poggio, bravissimi. E lasciamo dunque la nostra bricchetta o il nostro cuscinetto in testa del nostro tappetino, alziamo le braccia, inspiro ed espirando vediamo appoggiare le mani accanto ai piedi e rilasso la testa, inspiro allungo, all'espiro poggio le mani, allontano i piedi, poggio le ginocchia, inspiro guardo avanti, all'espiro poggio il bacino sui talloni e poggio la fronte. Veniamo a scivolare con le mani accanto alle ginocchia, srotoliamo, giungiamo le due ginocchia e veniamo a mettere i pugnetti davanti al basso ventre. Poi lasciamo la testa andare dietro e scavalchiamo con le costole e con il petto questi pugni e andiamo a appoggiare la fronte per terra lasciando i gomiti scendere verso il pavimento. E qui che siamo, respiriamo con Ujjayi senza spingere l'addome verso le mani. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Srotoliamo la schiena dolcemente, sospendiamo le spalle, incrociamo le mani dietro la schiena, ingaggiamo i tricipiti ed espiro. Poi poggio la mano destra, mi vengo a sedere di lato sull'uteo destro, ok? E veniamo con la mano sinistra al di là della coscia destra e ruotiamo leggermente nella posizione del principe azzurro nel quadro di Cenerentola e guardiamo verso la spalla destra, siamo ruotati verso destra e le gambe sono girate a virgola verso sinistra ed inspiro e verifico bene perché ci stanno facendo un bel quadro, verifico bene il mio mento, l'apertura del mio petto, se si vede il gioiello che tengo, le spalle come sono ingaggiate dietro, se mi facessero un ritratto farei attenzione a molte cose. Quindi ogni respiro vengo a nutrire una parte della mia bellezza ed espiro gli angoli delle labbra ed inspiro, lascio la testa, guardo il pittore ed espiro, rotolo sul sedere, ok? Rotolo sul sedere e sposto i miei piedini dall'altra parte, la mano sinistra è per terra, la mano destra va per terra e poi se mi sento un po' troppo a cofecchiella mi metto sulla mezza punta delle mani e guardo verso la spalla sinistra, rilasso l'anca destra, più si rilassa l'anca destra più emerge il petto, inspiro, rilasso le gambe, inspiro, alzo gli angoli degli occhi, apro l'orecchio sinistro ed espiro, ruoto la testa come all'inizio, guardo davanti ed espiro, mi poggio con le mani dietro la schiena e rotolo sul sedere, ok? Rotolo. Ora poggiamo i piedi alla larghezza del mio bacino e come facciamo all'inizio rotolo sul sedere portando il ginocchio nel piede destro e poi nel piede sinistro,
e vengo dunque a sciogliere un poco questo punto di intersezione tra le gambe e la schiena. E lascio, e lascio, e lascio, e lascio. E torno su, giungo i piedi e apro le ginocchia, apro le ginocchia, sono poggiata dietro, apro, apro, torno su, allungo i piedi e mi vengo a sedere e allungo le gambe alzando un'anca e l'altra, e questa volta mobilito tutta la cassa toracica e poi andando indietro mobilito, 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 mobilito. Apro le gambe, velocemente poggio la mano destra e la mano sinistra sotto ai glutei e tendo il palmo del piede appena appena. Inspiro e lascio già, e lascio già. Palmo della mano che viene verso la mano sinistra e del piede sinistro e poi verso il piede destro. No, bon, ok, quindi sono qua ed inspiro, assorbo perineo, ombelico ed espiro e ritrovo dunque i miei quattro tempi di inspiro e quattro tempi di espiro ed inspiro 1, 2, 3, 4 ed espiro 1, 2, 3, 4, inspiro 1, 2, 3, 4 ed espiro 1, 2, 3, 4, poi inspiro 4, trattengo 2, 3, 4, trattengo 1, 2 ed espiro 1, 2, 3, 4, trattengo 1, 2, inspiro 1, Kumbhaka ed espiro 1. Kumbhaka 1, Kumbhaka, mandarino, Kumbhaka, vabbè lo faccio nell'acqua, Kumbhaka, Kumbhaka, inspiro. Trattengo ed espiro. Trattengo, inspiro. Trattengo, espiro. Trattengo. Inspiro. E poi lascio, Kumbhaka, ed espiro. Inspiro. Ed espiro, lasciando il flusso ristabilirsi in maniera naturale, il flusso delle onde. Lasciando dunque anche la respirazione Ujjayi, lentamente abbandono questo suono, pur continuando ad inspirare ed espirare. Mi allontano dall'atto volontario di guidare o di seguire, di allungare o di trattenere la respirazione. E divento piano piano un osservatore seduto sulla roccia, non più il mare, ma un osservatore del mare, come un testimone. Non sono più il mare, divento semplicemente il testimone di questo movimento che arriva in me e che esce indipendentemente dalla mia volontà. E se abbandono il soffio Ujjayi, divento improvvisamente
inconsapevole quasi di quanto durerà, di come se ne andrà, inizio a capire che la respirazione è qualcosa che viene a me e mi viene ad abitare, e ad abita come abita me, abita tutti quanti. Il soffio vitale è un ospite. Arrivare a trovare quel momento in cui sento che è il soffio che va e viene ed io posso solo osservarlo. Ed essere pronta a riceverlo. E più i miei sensi sono risvegliati, più il mio corpo è in uno stato di awakening, più questo soffio mi apporta ogni volta, ed è quello che poi la meditazione ci rivela, ogni volta mi apporta un'informazione, una sensazione, un'intuizione, una parola, un'attenzione, e porta via quando va qualcosa di me. Come seduti sulla sponda del mare, sulla spiaggia. E veniamo a giungere le mani davanti al cuore. Sospendiamole 10 cm lontano da noi, quasi come se i nostri occhi, se si aprissero, potessero vederle, anzi le possiamo anche guardare. Come se potessimo con la nostra consapevolezza accendere un potere attraverso questo gesto. Accendiamolo. Accendiamo il potere di questo gesto di richiamare la giusta via, la via che ci consente di aderire alla vocazione della nostra anima, senza deviare il nostro sguardo né a destra né a sinistra, restando coerenti dentro e fuori di noi. E quindi invochiamo il nostro potere davanti agli occhi, come una spada impugnata da un cavaliere coraggioso, davanti alla bocca, per le parole più giuste, e davanti al cuore. Per essere in coerenza. E grazie. Grazie.